È successo, ma te ne rendi conto? Questi qua sono proprio pazzi. Dove vai? Fermati, ti sto a dire una cosa. Non mi vuoi sentire più. Va bene, allora mi ascolterete voi. È successo, finalmente. Dopo quanto è passato? 40 anni, se non sbaglio. Finalmente è apparsa la 1.18. Finalmente. Inventario. Bam. Dove sono? In mezzo a una foresta di betulle. Che cosa ho fatto? Me ne sono scappato di casa. No, nella vita vera. Nella vita vera resto a casa. Però in questo giochino me ne sono scappato di casa. Quindi vi dico benvenuti a tutti. Ah, finalmente. Quanto ho aspettato. Metal Mafio. Perché quegli alberi sono così alti? Fanno schifo, lo so. Non lo chiedete a me. È il gioco che ha fatto male. Pure aggiornato. L'avete già provata, eh? L'avete già provata, eh? Com'è? Com'è? Vi piace? Vi piace? Vi piacciono le grotte, eh? Voi sapete che io vivo per le grotte perché, sapete, questo gioco si chiama Minecraft. Quindi, spoiler, spoiler, no. Quindi una parte di questo gioco è il mine e l'altra è il craft, ma quello è noioso. Quindi, io oggi mi sono preparato una cosa molto emozionante. Me ne sono scappato di casa, sì. Cane, hai ragione. Sì, anche tu, cane, hai ragione. Me ne sono scappato di casa mia. Scusate, ma lo sapete oramai che ogni volta che lo vedo lo devo prendere. E mi sono portato solo queste cose. Mi sono fatto delle pozioni di Night Vision potentissime. Perché? Perché io voglio stare tutta la mia vita nelle grotte, per sempre, forever and evers. Ora mi sono preso un po' di cose dal mondo esterno. Vediamo se riesco a farciccia fuori un sapling. Perché io mo sto a freme. Io non ho. Allora, io mo ve lo dico. Io ho aggiornato sta versione. No. Mi sono letto quello che metteva un attimo, così, con calma. Non è vero, ho scrollato velocissimo. Senza. Guarda qua, guarda qua. Però ho visto che tipo era compatibile con i vecchi mondi. E praticamente ho detto no, io devo farlo. Devo proprio andare a vedere come hanno aggiustato finalmente queste grotte. E allora io ho letto, hanno messo questo, hanno messo quest'altro, è compatibile, ho fatto aggiornamento subito. Pronto. E infatti, guardate qua, già questa fa schifo. Già questa fa schifo, ci hanno messo 0 minuti per deludermi. Io lo sapevo. Io lo so. Cioè, tu ci chiedi una grotta, loro ti mettono. Questa forse è meglio. Io devo andare qua dentro assolutamente. Perfetto. Fa schifo. Io devo andare qua dentro assolutamente. Perfetto. Fa schifo. Ma conti, ma è una grotta allagata. Ma hanno messo le grotte allagate, ma seriamente? Ma che gente siete? Ma che persone siete? Cioè, proprio irrazionalis. Qua, guarda qua. Tutto sto baradam, ma non. Dov'è un buco fatto a buco, uno grosso? Poi sti alberi alti, ma che sono? Ma che sono nuovi pure questi? Ma fanno schifo, levateli. Io devo trovare una grotta subito dove entrare. Per vedere. Queste nuove cose. Che cos'è quell'albero strano? Hanno aggiunto cose pure fuori? Io mo ogni cosa che vedo ci vado. Quella è una cosa nuova, la vedete? La vedete quell'albero lì? È nuovo. Oh, hai visto che salto? Hai visto che salto? Sono forte, eh? Io devo vedere qua che roba è. Io devo guardare tutto. Perché sono un pazzo di questo videogame. Un cespuglietto. Ma non mi dà niente. Ma che servi? Scusa, fai schifo. Fa schifo. Non serve a niente. Guardate questo mondo intorno a me. E non trovo una grotta. Dammi una grotta subito. Immediatamente. Intanto devo un attimo controllare le impostazioni qua. Ok, dove eravamo? Ah, sì. A fallire nel cercare una grotta. Cioè, l'unica cosa che hanno messo in sto mondo nuovo. E io non le riesco a trovare. Ma scusami, stai cercando una grotta, Metal Mafio? Ma scavati sotto i piedi. Sì, è una buona idea. Infatti penso sia. Cioè,
È proprio quello che farò adesso, tra poco, un attimo, l'ultima speranza dietro quest'angolo di questa foresta, che è qua dentro un laghetto di nuovo e fa schifo, e quindi io prendo la pala e inizio a fare così. Ma non si scava sotto di te, Metal Mafia, sei un maleducazione! Ma a me non me ne frega proprio niente. Io mo scaverò così fino a che non cadrò in una grotta dove potrò passare la mia esistenza. Guardate qua, come scavo, scavicchio, scavo, scavicchio. Guardate come fa buio. Guardate come fa buio qua. Oh, non fa più buio. Va bene, cerco un buco. Mamma, buco, ho trovato Metal Mavio, riprendi la registrazione, Metal Mavio, Mavio, guardate, guardate che ho trovato e voi non l'avete trovato, un buco pieno di lava pericolosissima, ma che blocchi sono questi? Ah, questo è il coso, il Deep Slate, Deep Slates, Deep Pilates. Bene, bene, bene. Ora, ora, ora. Io devo continuare. Perfetto. Questa grotta fa schifo. Di già. No, non è vero, io la rispetto. Questa grotta la rispetto, è molto bella. Ma guarda qua! Ma questi sono pazzi veramente. Guarda che hanno fatto. E i fondanoni di magma. E i fondanoni di qua. No, sta grotta è troppo bella. Queste sono delle frasche e delle cose luminose. Me le posso mangiare? No, perché sto attrippato al massimo. Quindi tu. Guardate. Degli enemigos. Ferra la spada. Aio, perché mi devi fare sempre così paura, scheletro? Che tu sia maledetto. Guarda, ti faccio la strada. Vieni qua. Vieni, sali, su, su. Ma in sta cosa, in sta aggiornamento. No. Ma quello è quello che penso io. Non hanno mica, come dire, aggiunto pure quel mob che doveva vivere nelle caverne, tipo ultra brutto. Ma io mo vi faccio un attimo da domanda. Ma una domandina così. Questi non sono diamanti, questi qui. Mi sto sbaglia io? No? Me lo scavi? Ma così? Nel nulla? Cicciano fuori così adesso? Hanno stravolto tutte le leggi della fisica. Ecco gli altri, guarda. Guarda qua! Ma che siete pazzi? Cioè, io trovo un buco. Mi metto a girare qua dentro. Mi sono fatto già praticamente 7 diamanti. No, no, non può essere. Cioè, a parte che non ce ne possono stare di più. Vero? Ce ne stanno di più? Sarebbero già usciti qua a fianco, eh? Mi sa di sì. Vediamo su. Perché. Scusate un secondo se. Così. Cicciano fuori dal nulla adesso. Che cos'è sta cosa? Che cosa sei tu? Sei un fiorellino! Ti posso prendere? L'ho preso. Cioè, 7 diamanti. Spore Blossom. Bucciolo di spore. Che faranno ste spore? Questa è Clay. Hanno messo la Clay 100.000 blocchi sottoterra. Ma io non sono un po', come dire, pipistrelli a gugù. E va bene, ma ecco, torno alla mia domanda. Non hanno messo quel coso che dovevano mettere tipo una volta, non mi ricordo nemmeno come si chiama, Warden tipo, che va in base ai suoni, fa dei rumori terrificanti. No? Per favore scrivetemelo perché non mi voglio rileggere le patch note se magari legge che l'hanno aggiunto perché poi non gioco veramente più a niente.
Questa che è sabbia, ma se ne rompo una cade tutta? Ah no, è tutta clay! Ma... E guarda che bellino, però! Cioè, uno può vivere qua sotto. Questi danno legno? Azalee. Ah, so azalee. Un bel cespuglietto l'azalea, ve lo consiglio. Se vi piacciono questo genere di fiori. Se non vi piacciono, no, fanno schifo come tutti gli altri. No, i fiori sono belli. E queste mi tengono? Guarda. Oh! Poi si ammoscia. E cado. Poi riciccia. Oh! Guarda tu che hanno messo. No, ma io sono super sorpreso, super contento. Cioè, per farvi capire, la mia idea di vive sottoterra era sempre avere una cosa simile a questa. Tipo, una casa sotto in una caverna. Questo che è? Mosca, ah, muschio. Che somigli a quello che sta fuori. Dopo è coltivato, poi pianta le cose. Ma qua non si possono piantare le cose, però, beh. Cioè, questo è tutto sto fungame qua, sto schifus. Oh, pure l'oro ci sta, pensate. O si può piantare? Si può mettere. Ma questo si può mettere sul moss. Ora io qua sono molto infervorito da questa cosa. Potrebbe essere un sogno che diventa realtà per me questo aggiornamento. Voi mi... Ci cresce la terra. Se ci... la terra, scusate, l'herbes. Quindi ci possono crescere pure gli alberos. Ma no, voi... Voi siete pazzi, cioè, guardate. Ma io vivo qua. Veramente, se voi mi confermate adesso, nei commenti, o scrivete proprio in questo istante, sì, gli alberi crescono qua sotto. Io mo rimango qua per sempre, da adesso, sono le 1:02. Perché sapete, io registro di notte perché di giorno c'ho un simpatico animaletto che mi viene a pizzicare le orecchie. E lo rispetto molto, ma guardate qua sotto quanto è bello! Cioè, questo è sospawnati dei pipistrelli, va visti, schifosi. Cioè, da qua, tu vai qua, dici, ah, voglio andare a prendere della lava. Pappi pappero, cadi là sotto, prendi la lava. Guarda che questo è tipo un acquitrino. No! Ma dov'era tutta questa nei miei, tipo... Non lo so... 200 anni di gioco a Minecraft. Dov'era? Nelle beta, nella 1.0. Infinito. Guarda qua quanto è figo! Bravi, avete fatto veramente un ottimo aggiornamento. Sviluppatori di Minecraft che sicuramente guarderanno questo video. Ci si possono mettere pure le torce sopra l'azalea. Basta, io vivo qua per sempre. Fatemi illuminare tutto sto posto. Guardate qua che meraviglia. Cioè, che ci sta nel mondo di fuori che ti potrebbe venire a mancare qua dentro? Niente. E le verdure ti crescono dal soffitto. Gli animali. Vabbè. Gli animali, capirai, su Minecraft non è necessario avere delle diete equilibrate, quindi non servono a niente per il nostro proseguimento. Tutta sta clay. Non so se si può zappare qua. Il verdurame. Non si può piantare, mi sa. A parte che io ho i miei polli. Aspetta, fammi provare a mangiare queste glowberries. Ecco qua. Ora me le sono mangiate e non mi è preso un colpo. Quindi sono buone da mangiare pure queste cose. Uno può campare con queste cosine. Vedi, facile, bello. Molto, molto bello. Clay, ti fai una casa in mattoncinis. E puoi vivere finalmente come uno gnomo nano. È incredibile. Su queste mi ci posso pure arrampicare. Te dici, puoi pure mezzo arrampicare. Quindi mettiamo caso tu... Oh no, sto a cadere! E t'arrampichi e cadi lo stesso e muori. Però evitiamo, Cioè, mi dovete far sapere tutto, Monico. Mi dovete scrivere tutti i segreti del nuovo mondo di Minecraft. Tiè, guarda qua. E poi sta pure l'acqua. Questa da dove arriva? Questa arriva dalla sorgente ai ponticigli. Vediamo. Guarda pure qua quanto è alta sta acqua. Cioè, è una grotta sommersa. Ah, sta pure il magma blocks che mi idrata la mia caverna, perché questa mo è la mia caverna, poi
No, lei può starci. Perché non mi faceva mettere la torcia? Ah, forse sono Moscarpet, non me la fa mettere. Cioè, io vivo qua. Voi fate quello che vi pare. Guarda qua, cioè, la pozza di là. La pozza. Puoi pescare! Puoi pescare, trovi ragni, peschi, dungeon, magari che staranno qua attorno. Non mi ci fate nemmeno pensare. Qua dobbiamo cercare tutto, dobbiamo esplorare tutte cose. Dobbiamo proprio metterci vit vit ed esplorare tutto quanto. Tutte le dannate cose. Io mo, aspettate, fammi vedere. Io mo penso di potermene andare a dormire. Cioè, in realtà no, perché io mo dovrei editare questo. Metterlo a caricare. Metterlo a caricare significa lasciare il computer una nottata intera accesa con un temporale fuori e vedere. Quindi io sono contento quando voi mi guardate i video. Perché proprio perché. Non perché ci metto tanto a farlo, ma perché ci metto tanto a caricarli, ecco. Capitemi. Quindi va bene. Mo quindi vi lascio con un bel saluto e voi mi dovete scrivere di tutto qua sotto. Pure. Moto falciatrice mi va bene. Scrivetemi quello che vi pare. Basta che mi dite se qua sotto possono crescere gli alberi. Se no dovrò aspettare che cresca il mio. Ma mi sono scordato dove l'ho messo. Vabbè, ciao.